Spazio è nato un po' per caso, è nato sui bisogni degli anni 90 con le prime ondate di migrazioni in cui non era previsto dalla normativa vigente assistenza sanitaria alle persone non residenti. L'obiettivo nostro in realtà è dare assistenza medica di base, quello che normalmente è il medico di famiglia per noi, alle persone che non ne hanno diritto per legge. E quando abbiamo iniziato c'erano due categorie di persone che non avevano diritto. I primi erano gli extracomunitari non in regola e i secondi erano i senza fissa dimora, anche italiani. Poi con gli anni senza fissa dimora hanno acquisito l'assistenza attraverso di escamotage, di residenze simboliche, per cui non li vediamo più, per fortuna hanno un'assistenza come noi, con i limiti e i vantaggi dell'assistenza sanitaria in Italia oggi. Rimangono fuori dai diritti, proprio di un'assistenza medica di base, gli extracomunitari privi di permesso di soggiorno. Queste persone hanno diritto a tutta l'assistenza, come noi, a parte l'assistenza medica di base, cioè non hanno il medico di famiglia, per intenderci. Questo è un paradosso, tra l'altro autolesionista per il sistema sanitario, perché queste persone poi ovviamente vanno a intasare i pronto soccorso, insomma, quando hanno un bisogno. Di fatto del gruppo fondatore è rimasta una persona attiva, Puglia credo, e poi progressivamente nuove generazioni di medici e di volontari si sono così spontaneamente trovati e hanno dato continuità. Questo ambulatorio garantisce 5 giorni alla settimana, tutti i giorni, un'assistenza medica di base, a parte, non so, Ferragosto e Natale, sempre dal 93 ad oggi. Il numero di cartelle, cioè quindi di individui che sono passati presso il nostro ambulatorio, è di 13.000 e rotti, quindi 13.000 cartelle, con diciamo una media di intorno alle 50.000 visite, ecco, abbiamo fatto. Ci sono pazienti che vengono una volta e poi non tornano più, e pazienti invece che seguiamo nel tempo ormai da anni, con patologie di tipo cronico, quelle tipiche, dal diabete, l'ipertensione. Pazienti tutti possono venire tranquillamente, noi rilasciamo una specie di bigliettino in cui c'è il numero corrispondente alla cartella, per cui il paziente quando viene non deve dire il proprio nome ma il numero della cartella. C'è proprio stato come una specie di passaggio, no? E da quando io sono entrata nel 97 le persone che venivano erano prevalentemente senegalesi e magrebini e soprattutto ecuadoriani. I ecuadoriani venivano moltissimo. I senegalesi, c'è da dire che pur via via scemando, sono quelli che comunque continuano a venire con una certa frequenza. Poi i magrebini via via si stanno anche loro un po', vengono ma con in maniera ridotta. C'è stata la scomparsa quasi totale degli ecuadoriani e poi c'è stato il periodo degli albanesi. Sono comparsi i cileni che prima non c'erano, i peruviani e quindi sicuramente c'è stato un periodo, per quel che riguarda l'affluenza all'ambulatorio, c'è stato un periodo, soprattutto quando è uscita quella famigerata legge sul che dovevamo denunciare, per cui la gente aveva paura. Però adesso direi che diciamo, la media giornaliera è di 8-10 al giorno.